it was during World War II. Millions were killed in concentration camps. His parents were two of those millions who shared the same fate. Many experiments and exterminations was proceeded by Dr. Schoenzel, Joseph Mengele's secret right arm. He managed to escape. And all he sees is revenge. Questo nuovo video, io sono TheConcro94 e oggi siamo su The Forgotten Ones, un free to play horror che ho trovato su Steam. È un gioco basato sulla Seconda Guerra Mondiale. Sicuramente avete visto l'inizio, è diciamo, una cosa veramente pesante, è anche però una cosa che è realmente successa, cioè durante il periodo del nazismo milioni e milioni persone, che sono gli ebrei, sono morti per, diciamo, per niente, per una persona che li considerava diversi o li considerava anche una minaccia, non lo so perché, per quale motivo, però è una cosa realmente accaduta e quindi spero che questa cosa vi faccia capire che questi errori non si devono mai fare più nella storia dell'umanità. Quindi adesso iniziamo questa nuova avventura e noi ci vediamo all'inizio di questa nuova avventura. Alve, buongiorno, sono qui per consegnare una pizza, può aprirmi per favore? Oh, è ostinato, Ok. Vabbè, presenza. Buongiorno. Chi è quello lì sdraiato sul divano? Chi sei? Fatti vedere! Chi sei te? Il campanello, anche il telefono, dai, se. Vedremo un po'. Non ci alziamo? Caspita! Oh. Il messaggio. Questo? Allora, c'è il telefono, è quello. Cos'è che... con quale tasto? Hai bisogno della mia arma, ok? È con F. Hai niente di prendere un'arma, delle chiavi e che cacchio. Devo segnare il mio giro. Ok. Cos'è questo? Ah, questo è per salvare. Ok, però non sempre. Ah, può salvare però non sempre. Allora, vediamo. Qui ci sono dei piatti, qui c'è Modella, c'è la bambina vuota, c'è tu, barabim barabum barabum cia cia, un libro, è caduto, allora. Aus dem stillen Raume, aus der Erde,
nostra camera da letto. Vediamo. Allora qua c'è sempre il solito giornale. Eccola qua. L'arma. Devo uscire da qui. Comunque in giro guardiamo un po' a casa di questo. Facciamo una volta. C'è un bagno. La mia è la mia cosa. Allora, grazie e benvenuti in Forgotten One. Piacere, grazie per queste note. Premi tab per il mio inventario. Usare di tempo, selezione di tempo, ok. Allora qua ci sono le chiavi. No, aspetta. Andiamo. Allora, abbiamo preso la chiave e adesso allora possiamo scuotere. I found the info you're looking for. The man you seek is located in the old swastika forest. I can't provide any further information. Travel there on your own responsibility. Great to hear. I'll get them the way immediately. I owe. Allora, da quello che abbiamo capito ci ha chiamato una persona e ha detto che dobbiamo andare là immediatamente. Questo è quello che ho capito. Qua? No, che ha controllato tutto. Ok, possiamo andare. Ecco qua sopra, tu vuoi dire se... No, se fuori si può, se ma... Non è detenuto una parte, se ma stai guidando senza maglie! No, stop, non si riesce. Ecco. Oh bello, se dobbiamo andare a prendere le pizze bisogna andare subito, veloci, scattare, sono le pizze qua non ce ne pagano. Dai, non devi andare a 2 km all'ora. Perché stai guidando senza mani? Dai, schiaccio l'acceleratore. Non è che più una macchina sembra una vettura delle... una vettura militare sembra. Prendi in mano sto volante, qui fai mira l'ansia, sembra che stai andando contro. Cos'è? Let's find out. Cosa è successo? Posso andare? Ok, allora è meglio prendere... Ok. Allora, vediamo... Oh! Cosa cazzo fai? Come considero ma è più grande io tutta la macchina messa insieme. Allora, cos'è che è scritto qua? Hotel De Gregori, vacanza, reception aperto. Non posso andare là. Mamma mia, ma non potevi dare così anche prima? Ah! Maledetti corvi dal cavolo. Ah, c'è una torcia. C'è una... Ah, ok. Posso aprirlo? Porco! Ma che cazzo! Qua c'è lo zaino. Qui c'è qualcuno? No, questo è bloccato. Non c'è niente.
vabbè, torniamo alla macchina. Con la torcia in mano, eh. Cosa c'è lì dentro? Oh, si è chiuso la sua. C'è questa zona qua, magari c'è qualcosa che posso prendere, no? Delle barche. Ma delle barche cosa? Se ci corri sopra, per cosa lì che laghetto è? Sarà almeno un metro di profondità. È quello lì l'hotel. Però qua c'è una strada. No, io vado di qua. Allora, teniamo pronta la macchina, che se succede qualcosa scappiamo. Allora, controlliamo qua il giro. Qui c'è sempre questo dog qua, con la sua piega, cacchio. Qua. Qui non ci capisco niente. Oh, vaso? Non rompo. Oh. Che bello. C'è sto. Cosa sono sti suoni qua? Ah, qua c'è un medikit. Oh, ho preso un medikit. Ah, che bello. Posso chiudere bloccata? Una maniglia sporca di sangue. Ma sì, ma certamente. Questo qua è il nuovo orologio Mach 2344. Sapete, quelli che l'hanno sviluppato hanno detto: ma perché fare un orologio dove le lancette si muovono sempre allo stesso modo? Facciamo delle lancette che si muovono nel senso inverso. E infatti hanno avuto una buonissima idea. Allora, vediamo. Qua c'è un'anguria. Un'anguria strana. E l'ho anche lanciata. Caricatori della pistola, se non erro. Qua c'è una valigia. La valigia, spostati. Questo è un salvataggio. Comero, vai a farti fottere. Buongiorno. Sovrastudiamo, dai. Allora, qua c'è una porta. Entriamo qua dentro. Ma è la stessa camera che abbiamo trovato. Vale. I cried day and night. Please come back. I kept repeating it in the dark. No answers. Just the sound of my own. Avanti! No, no, scherzo, stai dietro. Sì, la sedia va bene. Allora, abbiamo trovato le chiavi, però non sappiamo di cosa. Ma porca di quella! Oh! Cioè, se volevi stare al fuoco non ci bisogna fare tutte ste minchiate. Ma guarda, qua c'è anche una cassaforte, non posso mai chiudere.
qua mi dici. Aspetta, cos'era? No, che botta di... No, cioè sono tornato qua? Ma io sono venuto qua perché volevo vedere cosa c'era? E quindi se andavo là trovavo la porta chiusa. Ma veramente? Questo dovrebbe essere il cesso, se non sbaglio. Qui? Qui c'è l'interrato. Ma. Vediamo. Ah, così usare, vediamo. I want budget, scritto. Vabbè, torniamocene alla macchina con queste botte di lacca. Oh, ma è fastidioso sta torcia. Yeah. Allora andiamo là. Torniamo là, vediamo un po'. Allora facciamo così come prima, prepariamo la macchina per ogni evenienza. Guardate qua che manovra. Andiamo qua. Qua c'è il fuoco. Aia, beh. Allora. Entriamo dentro. Allora, vediamo. Qua è bloccata. Ma... Certo, è stato che sta caricando lui con la torcia. Who is there? Grabunska? Is that you? Oh my god, my apologies. What has brought you this far from town? Cos'è sti versi, lui? Io sono su una road trip. Ho preso questo negozio. Whoa, you definitely came the wrong way. Sì. Vabbè. Ma che c***o? Ce n'è uno dietro! I'll go check. Don't do anything stupid. Ce n'è uno dietro! Pirla! Vabbè, andiamo, dai. Ma che cazzo? What the fuck is that thing? Ma co... Ma veramente? Ma stiamo scherzando? No, no, no! Subito! No, ma non potete farmi prendere sti infarti, eh! Registratore di cassa, sicuramente non ci faremo niente. Qua? No, non c'è niente. No, ma dai, no, io c'ho paura. Ah, il coltello. Allora, noi andiamo qua, prima di tutto. Controlliamo un po' la zona. Andiamo prima degli uomini. Perché mi scappano e fanno una pisciata di una di quelle... Ah, una tenaglia. Qui c'è un uomo! Un uomo! No, sono un uomo! Può uscire! Vabbè. Vieni qua, siamo tutti occupati. C'è una signora qua dentro. Signora, salve! Non voglio fare il pervertito, no, perché... No, voglio dirle... Può uscire! Sangue, adesso non posso uscire. Vabbè signora, lì sta lì, tranquilla, non esca per nessun motivo al mondo. Vabbè, se poi ha finito di fare le sue cose non c'è bisogno di fare così, eh. Ok, quindi questa zona l'abbiamo esplorata. Oh,
molto agile. Ok, lì c'è il telefono, controlliamo qua. Una botta di lag assurdo. Caricatore del fucile, bella. Qua niente, niente. Ma chi se ne frega? Ever since I left the mansion, I felt I'm being watched. Grobunska is hopefully at a better place now. Yet, I'll have to stay here. I won't allow any more people to get hurt by Dr. Schinzel. Vabbè. The tunnel? Guardiamo, andiamo un po' a vedere. Controlliamo tutta la parte sotto e poi andiamo a controllare la su in cima. Allora, qui c'è pianoforte. Non vedo niente. Così. Vabbè. Là? Sento sempre qualcosa che si rompe, tipo. Ma cosa? Ma che? Orsacchiotto, sei stato tu? Confessa! No, non risponde. Ne riparleremo dopo. Caricatore. Allora, senti, potrebbero esserci anche altre persone. Puoi farmi il piacere di non schiacciare così forte? Ma tanto lo so che ci sarà uno. Minchia. Cos'era sto rumore? Tanto lo so che prima o poi spunterà qualcuno. Vai, chiuso. Tutto chiuso. Allora, chi ci provi a uscire fuori? Tutto chiuso. Tutto chiuso. Ok. Non c'è niente di aperto. Allora andiamo di sopra. È l'unica strada. Andiamo su di qua. Per forza è l'unica strada. Però andiamo su di qua. Allora c'è una po'. Allora vediamo. È chiuso, tutto chiuso. Allora mi scusi se controllo qua, vediamo. Qui c'è, qua c'è una radio. Non può chiamare i rinforzi? Ah sì, Che porca di... mi scusi, non ho visto niente, mamma mia, oh. Questa porta è bloccata. E se la spacco con la tenaglia? Ma che porca di quella testa di cavolo che spacca le finestre. Oh, possiamo giocare a biliardo. Sì, solo che c'è un problema. Non ci sono i bastoni a giocare a biliardo. Ok, fatemi tenere verso di niente. Allora, vediamo. Ma non si poteva star qua tranquilli, seduti su una poltrona, a star qui a guardare al fuoco, a parlare di cazzate. No, non si poteva far così, no? No, ci deve essere sempre qualcosa, sempre. Ci deve essere sempre. Porca di quella! Ma sei ancora te! Ma che porca di quella! Cosa c'era di così spaventoso? Un fucile! No, devo finire il gioco per sbloccare sta arma. Che porco cane, io tra poco mi prendo da infarto. Un massacro qui? Perché? Ma te ne vuoi andare a quel paese, per favore? Voglio leggere qua c'è scritto. Un attimo, con tante le urla costanti mi hanno svegliato. Era meglio che dormivi, Cosa è successo qui? Ma mica ha detto che c'è stato un massacro, ma lo sei scemo? Scusami. Hai detto che c'è stato un massacro? La porta è chiusa, come al solito.
Ma che cosa è esattamente? Ma che? È una cosa con due teste. Che schifo. Boh, guardiamo un po' in giro, andiamo qua. Qui? Perché mi fa prendere delle cose qua? Caricatori! Bello. Perché salti? Ah boh, cosa è successo qui? Sono morte delle persone. Qui? Niente. Niente. Poi giù. Ah, ok. Allora, signori, io salvo qua, così finisco il video. Allora, questo è il primissimo video di Forgotten Ones. È un gioco che in questo momento mi sta piacendo, perché la storia mi piace molto e quindi vorrei tanto continuarlo. Allora, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se volete vedere altri video, lasciate sotto un commento per far capire se questo video vi è piaciuto oppure no, per leggere anche, capire anche nei vostri commenti. Poi lasciate anche un mi piace se volete vedere altri video su questa nuova serie, quindi io vi lascio e ci vedremo in un prossimo video. Ciao ragazzi!